Ok ragazzi, questa era la palestra, ci siamo anche divertiti nel mostrarvela, come avete visto ci sono sale sia per il bodybuilding sia per le arti marziali. Un secondo che mi stanno passando dietro poi. Stai riprendendo? No, no. tutto ok? Sì, no, stiamo giusto provando. No, ciao. Stiamo riprendendo, riprendiamo sempre. Non stiamo ammazzando nessuno. Bellissima a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto già dalla storia Instagram che ho pubblicato un paio di giorni fa, oggi sono in una delle palestre più antiche d'Italia, quindi voglio mostrarvela. Non è proprio la più antica, ma una delle più antiche. Adesso vi mostro la palestra. Come vedete siamo già sui divanetti, anche i divanetti sono vecchissimi, sembrano tipo quelli della nonna, quindi anche questo è bello, ci andiamo a casa. Quindi ora andiamo, vi mostro tutta la palestra. Ragazzi, partiamo, diciamo che non è, come dire, non ci sono sale per il petto, per il dorso come è nelle classiche palestre, ma gli attrezzi sono disposti un po' a caso, quindi vediamo. Vedete, qui c'è l'hat machine, c'è un po' di cavi, qui ci sono gli attrezzi per il cardio che noi appunto non useremo mai, qui ci sono altre stazioni cavo, vedete, sono tutti attrezzi diciamo abbastanza vecchi. Comunque è bello, è stata una bella esperienza. Oggi abbiamo registrato un allenamento che vedrete poi sul profilo di Vincenzo Onorati. E niente, questa è la palestra. Qui ci sono un po' di attrezzi, come vedete, qui ci sono attrezzi per le gambe, poi lì ci sono anche altri attrezzi, ora vi faccio vedere. Ecco ragazzi, come vi dicevo, diciamo che la palestra è diciamo un mix tra antico e nuovo. Questi sono attrezzi Panatta, non sono vecchissimi, ma diciamo li abbiamo anche provati. Lì ci sono anche altri attrezzi diciamo per le gambe abbastanza diciamo di vecchia data, ecco. Non proverò gli attrezzi perché mi sono già allenato un paio di ore fa, ho già fatto lo spuntino e il pasto post-workout, quindi vi mostro solo la palestra. Ricordatevi la creatina post-workout. Diciamo che è un capannone abbastanza grande, cioè, ci si può anche perdere dentro, pieno di attrezzi come vedete. E questo diciamo un orario, sono le 6, quindi è anche bello pieno di gente. Volevo fare il video prima, ma diciamo ci siamo allenati, quindi vabbè, è pieno di gente, altrimenti sarebbe stato un po' più tranquillo anche il video. Vedete ragazzi, è proprio un bel capannone grande, ci sono non solo gli attrezzi per diciamo bodybuilding, ma c'è anche una sala box, sala stretching, sala cardio, diciamo è ben attrezzata. L'unica cosa che magari abbiamo notato è che non c'è il riscaldamento, quindi fa un po' freddo quando finisci di allenarti, però è una bella palestra. Questo l'abbiamo provato prima. Questo l'abbiamo provato prima, il vertical row, poi vedrete nel video su Instagram. Una cosa strana di questa palestra, abbiamo notato questi attrezzi che non riusciamo a capire come utilizzarli, dato che non c'è il pacco pesi dietro e cioè non sappiamo, infatti non vengono utilizzati quasi da nessuno. Qui c'è una pressa bella carica, come al solito la pressa non viene mai scaricata in nessuna palestra. Bene, così. Come dice Salvatore, pressa full ROM, diciamo che abbiamo visto parecchie belle esecuzioni in questa palestra, bellissime. Continuiamo. Adesso facciamo anche quest'altro giro. Attrezzi, attrezzi, attrezzi su attrezzi. Chest press, qui ci sono più chest press della palestra di Jan Scotch. Abbiamo visto già ci sono 8 chest press, anche molto carine. Da notare anche le TV, cioè è piena di TV questa palestra, guardate, anche lì. Qui ancora attrezzi per il cardio, classica battuta che non utilizzeremo mai. No, scherzo. Ragazzi, come vi dicevo, in questa palestra non ci sono soltanto attrezzi per diciamo l'allenamento e il bodybuilding, ma ci sono anche, diciamo, ma c'è anche una, ma c'è anche, diciamo, beh, vabbè. Ma c'è anche una sala per la box, per coloro che praticano la box, tutti gli allenamenti diciamo a corpo libero, infatti bello. Sport da combattimento mi sono sempre piaciuti, però diciamo non è il nostro campo. Adesso continuiamo con gli attrezzi, dato che è ancora abbastanza grande il capannone. Diciamo che non sarà un video lunghissimo, voglio soltanto mostrarvi la palestra, dato che anche a me ha colpito moltissimo. Guardate quante panche. Una, due, tre, quattro. Panca reclinata, cioè pieno di panche, pieno di attrezzi. Lì c'è mio fratello che sta facendo coaching. Ecco ragazzi, questa è una classica sessione di coaching.
questo caso bicipiti. Noi continuiamo con la palestra. Guardate ragazzi, questi sono tutti attrezzi abbastanza vecchi, abbastanza, diciamo, introvabili in tutte le palestre. È un'altra hack squat. Anche la squat come la chest press, diciamo che ce ne sono diverse. Questa forse è la sesta che troviamo. Sono tutte abbastanza antiche. Anche i cavi, guardate la stazione dei cavi, ce ne sono tre. Quindi diciamo che non c'è problema di affollamento, cioè diciamo ci si può allenare tranquillamente anche se la palestra magari è piena, quindi questa è una nota positiva. Guardate tutti questi attrezzi, qui abbiamo una lat machine, l'attrezzo per i tricipiti, questo per le gambe, questo per il petto. Infatti, come vi dicevo inizialmente nel video, diciamo che appunto non sono disposti in maniera precisa, ma diciamo sono tutti un po' casuali. Infatti anche oggi abbiamo fatto dorso, siamo andati da una parte all'altra della palestra per trovare gli attrezzi, però è bello anche questo. Guardate anche questo, un macchinario per il petto, e questo diciamo antichissimo. L'abbiamo provato, l'unica cosa che magari è un po' scomoda è prendere le maniglie per, diciamo, se magari c'è un carico molto alto ed è difficile da utilizzare, però magari con dei sostegni si può utilizzare e si sente anche molto bene. Guardate ragazzi, un'altra panca, diciamo che questa non mi fa impazzire, l'ho anche provata prima, però diciamo la presa troppo stretta, poi non si riesce ad utilizzare. Questa è comoda magari per fare la panca stretta per i tricipiti, però per il petto è un po' scomoda poi magari appoggiarla, quindi anche per gente che magari carica tanto non è magari consigliata. Ragazzi, questa è una delle parti che mi ha colpito di più della palestra, perché sono manubri, poi sono manubri di tutti i tipi, non è diciamo come le classiche palestre che magari ci sono dei manubri che sono tutti dello stesso tipo. Qui diciamo ci sono tutti i tipi diversi, infatti là ci sono i manubri di gomma. Qui invece sono i manubri techno, gym classici, poi diciamo sono tutti disposti abbastanza a caso. Addirittura in questi cartoni sotto che vedete, ci sono anche altri manubri che poi verranno magari spacchettati, non si sa quando, però diciamo è abbastanza carina come palestra. Guardate ancora le panche, panche su panche, panche su panche. Qui c'è anche il multipower che non avevamo trovato prima. Questo attrezzo non so a cosa serva. Questo forse per le scrollate, forse. Ah ok, questo magari per la panca, mettere la panca sotto, e diciamo ci sta, un bel attrezzo anche questo. Questo invece è un per il dorso se non sbaglio. Comunque questo sarà bello da provare, però oggi abbiamo fatto altri esercizi per il dorso, ma magari in un'altra occasione lo proveremo. Comunque voglio ricordare che siamo a Pesaro e la palestra si chiama Big Gym per chi la volesse provare o per chi è di queste zone e vuole allenarsi in questa palestra. Allora, guardate anche dietro di me, diciamo, l'esecuzione perfetta, come andrebbe fatta una lat machine. È bello anche così. Quindi è bello allenarsi. Un altro attrezzo per il dorso. Questa è la pullover machine. Anche questo è un ottimo macchinario ed è difficile da trovare. Poi questo è anche molto antico. Aspetta, vogliamo fare un'intervista al volo al ragazzo. No, dato che oggi mi sono allenato con Vincenzo, Salvatore si allena sempre con Vincenzo, quindi sa quando può essere duro un allenamento con lui. E io oggi mi sono allenato, è stato durissimo, però è stato bello. Ora voglio sapere il ragazzo che si è allenato appena con lui, quali sono le sue considerazioni. Infatti, aspetta. Ecco il povero ragazzo che sta subendo. Prima di iniziare, una considerazione al volo dell'allenamento con Vincenzo. Stavamo dicendo che è abbastanza distruttivo, cosa ne pensi? Condivido pieno, un passo. Però trasmettiamo il bello del bodybuilding. Dai. Vero, vero, è vero. Ragazzi, un'altra chest press, in questo caso piana. Questa è bellissima, l'abbiamo provata e si sente benissimo. Mostra le altre esecuzioni perfette. Venire in questa palestra mi ha aiutato anche a scoprire quali sono le esecuzioni corrette per gli esercizi. Infatti, bello, bello. Adesso andiamo a caccia di esecuzioni. Allora, ragazzi, allora qua siamo a un bivio. Allora, c'è un divano e c'è la sala stretching e addome. Voi cosa scegliete, il divano o la sala addome stretching? Fatemi sapere nei commenti. La mia scelta già la sapete, però vi mostrerò comunque la sala addome e stretching. Allora, guardate ragazzi, tutta questa gente che fa addome stretching, io non la capirò mai, ma l'addome si fa a tavola, perché lo stanno facendo qua? Vabbè, comunque vediamo. Stiamo scherzando ragazzi, a fine allenamento sembra addome. Diciamo che la sala addome non è grandissima, però bene.
Meglio così. Allora, ci sono anche delle palle. Queste, diciamo, sono le palle. Nella sala addome stretching ovviamente non può mancare un'altra pressa per le gambe, ovviamente un altro attrezzo per il cardio. Come detto, gli attrezzi sono ben disposti, anche i cavi, sono cavi ovunque. Un'altra TV. Questa è la palestra delle TV praticamente. Bello anche così. Ecco qua altri manubri, non possono mai mancare in questa palestra. Bene, bene. Ora voglio mostrarvi un'altra chicca di questa palestra che mi ha colpito. Dove ho mangiato il post-workout di prima? Adesso andiamo, vi faccio vedere. C'è praticamente una saletta in cui ci sono i tavoli, c'è il microonde. Ci sono tutte le barrette proteiche di Prozis e di altre marche che poi voi potete acquistare. Ci sono anche le magliette della palestra che si chiama Big Gym. Qui dove abbiamo mangiato prima. Queste sono tutte, diciamo, le barrette, le bevande energetiche che si possono acquistare. E qui è dove abbiamo pranzato prima, abbiamo utilizzato anche il microonde per scaldare il riso, quindi anche comodo. Guardate, mettete il riso appena finito l'allenamento e si mangia il post workout. Ovviamente ricordatevi la creatina dopo l'allenamento, l'ho già detto prima, ma ricordatevi. Queste sono le magliette che adesso poi acquisteremo. Ok ragazzi, diciamo che in questo video ho voluto mostrarvi questa palestra Big Gym a Pesaro. Avete visto, ci sono sia sale per appunto il bodybuilding, gli sport da combattimento, sala addome stretching e cardio. Diciamo che è una palestra ben attrezzata. Anche al piano di sopra ci sono le sale per i corsi, però abbiamo chiesto, non abbiamo potuto mostrarvi quelle sale perché erano impegnate. Comunque una bella palestra grande. Ci siamo divertiti, ci siamo allenati, abbiamo mangiato il post workout. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere quali palestre, diciamo, volete vedere nei prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo video.